Si prosegue con Lego gli incredibili. Continuiamo con le missioni della storia. Si tratta di peripezie ad alta velocità. Diamoci da fare, qual è il mio primo incarico? L'entusiasmo è prezioso, continua così. Ma per un lancio perfetto, beh, Elastigirl è l'opzione migliore. Migliore di me? Non testiamo l'idea che l'assicurazione pagherà tutto subito la prima volta, ok? Aspetta, che stai insinuando? Che combino casini? Wow, hai visto che roba? Io scendo qui. Edwin ha fatto un'analisi costi-benefici e le statistiche di Elastigirl parlano da sole. Allora, che cosa ne dici? Che cosa dico? Elastigirl! Wow! Elastigirl! Eccoti qui! Io non... Wow! Dai, non puoi dimenticare. Io... Ciao! Il mio nome da supereroe è Void. Mi chiamano Bree. Io sono Screech. Io sono Reflux. Electus! Io ti farò da supporto. È un vero onore. Beh, grazie. Sei troppo gentile. Guardate New Urbem. Volete dichiarare guerra al crimine? Andrete dove c'è grande criminalità. Sono felice di annunciare che oggi siamo qui, avendo rispettato i tempi. Anzi, siamo in anticipo e il budget per lanciare il nostro nuovo treno a effetto suolo. Può portarti ovunque a super velocità. Il futuro è qui! Aspetta, il treno è fermo. Va nella direzione sbagliata. Lo inseguo. E si parte. Ops, taratatara. Ho mancato il mini kit. Vabbè, non fa niente. Ed è pieno di passeggeri, perfetto per un malfunzionamento. Ok. E sbam. Wow, 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 calmatevi voi. Non so. Ve l'ho già detto che non sono esperto con queste cose ad alta velocità. Bene. Yuhu! Ok. Questo mi ha rallentato. Non devo fermarmi. Non fermarti. Ok. Stai saltando ad asse leggermente più lento. Potrei capire dove sto andando. Non è così che mi aspettavo di tornare in scena. Ok. Vabbè, finché si tratta di seguire le monete. Mi dispiace, ma ho perso il mini kit. Ah, ma ho preso il secondo. Continua a saltare sui tetti. Sui tetti? Ah, ok, sono sui tetti. Ok. Wow. Sbemma. Figurati. Non se ne sono neanche accorti, forse. Andiamo a destra. Wow. No, ho perso l'altro mini kit. Sì, credo che questo livello non lo completerò mai al 100%, diciamoci la verità. Ok. Neanche in futuro. Già, troppo complesso per me. Non sono bravo in queste cose. No, non sta andando! Veloce. Nessuno riesce a spegnere questo coso! Tagliati fuori dal sistema! Arriva! Qualcuno mi sta chiamando. Ciao mamma, non riesco a trovare le mie scarpe neanche per... Non chiamare tua madre! Flash tesoro, ora non posso parlare, ma guarda sotto al letto, ok? Oh no! Bene. Cerchiamo i freni. Un treno in corsa, eh? Costruiamo qualcosa per fermare questo treno, ma prima dobbiamo trovare i materiali. Pronto, Electrix?
Yes. È sufficiente. Entriamo Boom. In questo vagone. Ok, preferisco essere lui. Moneta. Lui può lanciare robe elettriche, vero? Yes. Qui dovremmo costruire un mattoncino incredibile. Ci troviamo in questo treno in corsa. E qui c'è un minikit. Non era propriamente un minikit, ma... Esatto, era un... Non so, un coso. Ok. Qui serve lei, ma non credo che... Forse lo devo usare adesso. Sì. Che cosa devo mai fare? Aprire la porta, ovviamente. Ottimo. Vediamo un po'. No. Ho sbagliato tasto. Distruggiamo un po' tutto. Mi spiace, sì, non poter completare al 100%, ma queste cose con la corsa proprio non fanno per me, lasciatemelo dire. Con una cosa posso fare? Ah, vedete? Forte. Sì, beh, no, ma perché colpisci lui? Devi colpire questi. Ok. Nient'altro? Niente di niente? Oh oh. Oh no. L'intera città sarà sotto il mio controllo. Ok, se lo dici tu, ci credo. No, assolutamente no. Gli schermi hanno fatto il lavaggio del cervello ai passeggeri. Gli schermi, eh? Qualcuno tecnologico, quindi. Ok. Sbaglio o sono proprio lenti questi? Forse è una questione di... Io sono troppo abituato con Flash. Quindi qualsiasi altro personaggio mi sembra lento. Vai. Ah, è una specie di carpe retractum. Qui abbiamo... Un coso elettrico. Bene. E vai. Magari questo? Ottimo lavoro. Stai bene? Stato sul tetto di un veicolo in movimento prima. Forte. Interessante. Qui bisogna essere piccoli. Non credo che lei ci riesca. No. E qui non c'è nient'altro, per cui si prosegue. Questa stanza ora è completamente vuota. Qui si può uscire, però. Significa che c'è un extra. Vediamo che cosa c'è. Oh. Un mini kit. No. Perfetto. E uno. E dos. Ottimo. Un mini kit così. Cerchi uno di questi? Sì. Non fermerai mai questo treno. Sta scappando. Troviamo un modo per arrivare lì. La rotaia sta per finire. Forse dovremmo distruggere tutti gli schermi. Così che... Le persone saranno libere dall'ipnotizzazione, o meglio ipnosi. E spam. E boom. Qui serve qualcosa. Accesso tecnologico. Per completare con successo il rompicapo accesso tecnologico, abbina connetti terminali Lego colorati. Più alto è il numero di riquadri riempiti, maggiore sarà la ricompensa ottenuta. Ok. Ah sì, ricordo questo minigioco. No, 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 no. No, dai, volevo solo ripetere quello giallo. Ah, sono diversi ogni volta? Ok. Ora mi limiterò a usare le frecce, così non mi imbroglio. Yes. Perfetto. Ottimo, così ho più monete. Porta sbloccata. Ah no, ho sbloccato questo. Distruggiamo tutto allora. E spam. Perfetto. Che cosa dobbiamo costruire?
un Mr. Pop Lattina con delle ruote che lei dovrà far cadere, esplodere. Boom. Ok, hai appena distrutto il treno che vuoi salvare. Molto saggio. Vabbè, proseguiamo. Abbiamo quasi tutto ciò che ci serve per fermare il treno. Questo treno è terribile. Decisamente. Forse devo usare Elastigirl qui di nuovo. Elastigirl? Sono sotto il treno! Boom! Faccio un tentativo! Sbam. E zoom. E ancora. Si è mosso da solo. B. Ok, è automatico il salto. Oh. Vai. Perfetto. La prossima volta prendo l'autobus. Ah, ci credo. No, non ci credo. L'autobus è molto più scomodo di un treno alla fine. Ah, super attacco. Ok, usiamolo. Questo è il super attacco elettrico. Wow. Ok, sembrava più un'onda d'urto alla Goku, ma ci sta. Guardate quante monete. E spam. Lo sai che Flash le avrebbe prese tutte quelle monete, caro? Forse devo distruggere questi. No. Gli schermi? Guarda, è l'ultimo pezzo? Sì, è tutto quello che ci serve. Torniamo sul tetto. Boom. Obiettivo mattoncini raggiunto, ottimo. Qui che cosa abbiamo? Ok, un coso elettrico extra. Il lavoro da eroe è mai facile? No, non proprio. Interessante. Ho capito che cosa vuoi da me, gioco. Prima però voglio vedere che cosa c'è di qua. Qui in fondo almeno. Ok, qui c'è una cosa che serve costruire. Qui ci serve un'abilità che io non possiedo, per cui non posso farci nulla. Ok, limitiamoci quindi a creare un ponte. E perfetto. Ponte creato. Come hai fatto a salire? Vabbè, poco importa. Sta di fatto che voglio vedere che cosa c'è qui in fondo. Non si sa mai. Magari c'è un segreto segretissimo. Magari un mini kit. O niente, semplicemente una moneta blu. Va bene. C'è un mini kit, però si trova in fondo. Non lo posso prendere dentro. Ok. Ok, no! Posso distruggerlo questo coso? Ah sì, posso distruggerlo, ottimo. Vai. E si va avanti. Coso elettrico. Boom. Proseguiamo. Dobbiamo costruire qualcosa con i mattoncini che abbiamo recuperato, quindi andiamo. Mi dispiace, ma voi dovete un po' darvi una calmata. Oh, no. Ok. Perfetto. Ah. Costruzione! Quello che serve, costruiamo qualcosa per fermare il treno. Oh, vediamo un po' che cosa esce. Con due personaggi è più facile, ovviamente, perché bisogna farlo solo due volte. Che cos'è? Una specie di coso. Non so che cos'è. Wow, monete. Questo dovrebbe funzionare. Aggrappati a monete, 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 monete. Yeee, mattoncino d'oro ottenuto perché sono diventato davvero super. Vai.
Cos'è, una specie di cosa per aggrappare? Non lo so, una tenaglia. Sia interessante. Oh. Ehi! Ehi! Abbiamo creato una specie di rampino. Vabbè, comunque abbiamo completato la missione. E ho ottenuto anche... stavo per dire il mago autentico. No, il davvero super... mini kit, ottenuto soltanto due. Quelli ad alta velocità erano veramente improponibili. Ho sbloccato Elastigirl DevTech con il costume DevTech ed Electrix. E continuiamo la storia. Dusseldorf, anche nei dintorni, anche i dormiglioni prendono pesci e Elastigirl ha inseguito il treno ed è riuscita ad attivare con successo il sistema di frenata del treno ad effetto suolo, fermandolo e salvando centinaia di vite. Fan e critici hanno elogiato gli eroici sforzi di Elastigirl. Tu sei Elastigirl! Ecco perché ti sto stringendo la mano. È stato così triste quando ti sei dovuta nascondere. Sono contenta di rivederti con questo scintillante outfit. Questo significa molto, detto da lei. Buona fortuna con il suo discorso, che possa portare pace. Questi incontri sono importanti, ma lo è anche l'intervista per cui siamo in ritardo. Ringraziamo molto per il vostro sostegno. Vogliate scusarci, ma c'è un posto in cui dovremmo andare. Modalità partita libera. Se vuoi abbandonare una missione storia e giocare in modalità partita libera, premi più o allontanati dalla missione. Ehi, ciao, non fate caso a noi. Siamo solo un paio di supereroi che si fanno i fatti loro. Tutte queste attenzioni sono fantastiche, non trovi? Dove ci troviamo esattamente? Ah, sempre nel lungomare. Quindi è molto vicino. Interviste televisive? Potrei abituarmici. Perfetto. Beh, direi quindi che possiamo salutarci qui, visto che ci danno l'occasione. E direi che nel prossimo episodio... ok. È tutto sotto controllo, signora. So per certo che i gatti adorano il pesce. Lui non sembra apprezzarlo. Dobbiamo intervenire. Beh, in realtà i gatti adorano molto il formaggio più che il pesce. Cioè sì, anche il pesce. Però sono molto amanti del formaggio. Ve lo posso garantire. Ma in ogni caso direi che possiamo salvare il gatto nel prossimo episodio.